aggiungiamo. Buonasera, sono Paola dallo studio mobile di Progresso Channel. Siamo molto contenti di avere qui con noi queste ragazze, fanno parte di una categoria giovanissimi, mi hai detto mister, sono miste, dopo il mister ci spiegherà che cosa significa, hanno appena disputato una partita, ci parlerete anche di questo e devono giocare di nuovo. Quindi questo è il loro momento di riposo. E le abbiamo fatto il ratto delle giovanissime, le abbiamo portate qui con noi. Vengono da Carpi. Prego mister, ti presenti, ci racconti qualcosa di loro. Ciao a tutti, io mi chiamo Alicia Cerbi e alleno questo gruppo ormai da 3 anni. E questo in particolare è un gruppo misto perché ci sono ragazze, 2 ragazze del 2002 che da regolamento possono giocare solo una alla volta, e una ragazza del 2003, tutte le altre 2004 e c'è la più piccola che è lei il 2005. Quindi è un gruppo abbastanza eterogeneo, ma abbiamo la fortuna di avere in realtà un gruppo molto unito. Loro sono molto amiche, si allenano insieme nonostante le diverse età e questo ci permette di avere sia qualche difficoltà ma anche tanta potenzialità. Siamo molto contenti. Avete giocato oggi, ci dici un po' contro chi avete giocato e com'è andata la partita? Abbiamo giocato la prima contro la SPAL. Abbiamo vinto 4-0, i gol sono stati segnati da Lisa Catellani, e Giulia Pritoni, e Chiara Marino e la Francesca Marzucchini. Abbiamo vinto 4-0, siamo molto contente, adesso ci aspettano 2 gare molto impegnative, quindi dobbiamo ritornare a concentrarci subito. Tutte e due oggi, 2 gare oggi, entro sera, bene. Sì, sì. Allora, facciamo fare un giro al microfono, vi presentate e dite in che ruolo giocate. Capitano. Sono Alessandra Michelini, gioco in difesa. Oggi sei capitano, ci dice sì. Il mister, come mai? Scelta del mister. Quindi non sei sempre il capitano, cioè no. È una cosa che varia? Ok. Sono Arussia Sinne, gioco in fascia. E sono Catellani Lisa, gioco centrocampista centrale. Fermati lì, raccontaci il gol che hai fatto oggi. Non lo so, tipo... No, allora, mi hanno passato la palla, non so chi... E poi ho tirato anche un calcio a qualcuno, ma non so chi. Sì. Chi gli ha passato la palla? Chi ha passato la palla? Lei? Perché va bene che lei non sappia da chi le è arrivata, ma però... Giulia, non gliel'hai tirato tu? Sì. No, secondo me gliel'hai tirato una volta. Ah, fantastico. Meglio ancora, ok. Quindi ti è arrivata questa palla, hai tirato, hai dato un calcio a qualcuno? Sì. Un avversario? Sì, okay. Palo e gol. Palo gol, ottimo. Prego. Sono Giulia Pritoni e gioco in centrocampo. Anche lei ha fatto gol? Sì. Hai col gol? Me l'ha passata la Fish, dai. E poi sono andata un po' avanti, ho scartato un avversario e ho tirato. Ok. Mi chiamo Francesca Marzucchini e difesa terzino. Hai fatto gol? Sì. Botta di fortuna perché il portiere l'ha parata ma non l'ha presa con le mani e dopo gli è sfuggita e col destro ho fatto gol. Bene, fatti vedere, vieni avanti. Sono Caterina Sofia Bassi e gioco in fascia. Sono Giada Soncini e gioco in porta. Esatto, brava, sì sì. Sono Asia Fordiani e gioco centrocampista centrale. Sono Giulia Catellani e gioco in difesa. Sono Chiara Marino e gioco in fascia destra e il mio gol è stato il più bello. Ho saltato l'uomo e dopo c'era la porta libera e ho tirato. Uomo, ho saltato l'uomo. La donna. No, dillo te, Jimmy. Dimmi. Sì. Sì, e invece no. Sono Iotti Maddalena e gioco in difesa. Ne abbiamo fatti 3 dei gol, però no. 1, 2, 3, le abbiamo detto tutti e 4? Ok. In quante giocate? Che non lo so. Quando siete in campo, in quante siete?
Adesso stiamo giocando a 7, ma nel campionato FIGC che facciamo giochiamo a 9. Adesso giochiamo di solito con un modulo con 2 difensori, 3 centrocampisti e una punta. E sta funzionando, siamo abbastanza contenti. Il gruppo è tutto qua o hai delle altre ragazze a casa? Abbiamo delle altre ragazze che avevano altri impegni e in questo momento non hanno potuto partecipare, ma ci mancano. Quindi anche quando vi allenate siete un bel gruppo, numeroso. Sì, siamo 25-26. Però... Anche perché insieme a noi si allena la categoria allieve. Okay. Ci dividiamo in 2 gruppi, lavoriamo più o meno sugli stessi obiettivi, essendo 3 allenatori, dividiamo per capacità. Le piccole fanno allenamento con quelle un po' più piccole, le grandi con quelle un po' più grandi, riusciamo a tenere il gruppo unito e riusciamo lo stesso a raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo bisogno. Sei sola a fare questo? No, siamo in 3, per fortuna. Va bene. Poi la gestione... sono molto brave, quindi aiuta. Al di là della parte calcistica, tecnica, eccetera, il fatto che siano ragazze, cioè sono più problematiche o più semplici secondo te? Allora... Hai mai allenato dei maschi? Qualche volta sì. Okay. Però l'esperienza più grande l'ho avuta con loro, ma tutti riportano che c'è una doppia faccia della medaglia. Da una parte un grande impegno, tanta voglia di fare anche nella sofferenza, non mollano mai. Sono femmine. Esatto. Brave. Dall'altra ci sono un po' più problemi emotivi, psicologici da risolvere che coi maschi non ci sono. Perché se loro hanno qualche problema tra di loro si azzuffano e risolvono. Esatto. Invece qualche sì. Noi siamo meravigliosamente complicate. Esatto. Ragazze, vi lasciamo andare al fresco perché qua dentro è veramente caldo, vi riposate, dovete ancora giocare, in bocca al lupo. Grazie mille. E poi ci vediamo alla prossima occasione. Ciao. Grazie. Ciao.